Assessore Casale, la festa di Sant'Anna, una grande festa della città, una festa che la città chiedeva da tempo, anche perché avrà una evoluzione un po' diversa dagli anni passati. Certo, sarà un richiamo al passato, in chiave moderna chiaramente, erano 30 anni che non ritornava la festa di Sant'Anna con le luminarie in centro città, siamo riusciti grazie all'associazione Accollatori, il comitato festeggiamenti, il Cegusto, CNA, 012 Factory e i tanti sponsor che ci hanno sostenuto, all'amministrazione comunale in primis, a riportare le luminarie al centro della città, a creare un sodalizio forte, a rimarcarlo tra associazione e comitato festeggiamenti, a fare una settimana di eventi sul Corso Trieste in Piazza Sant'Anna e a unire l'aspetto religioso da sempre sentito con l'aspetto sociale, l'aspetto di festeggiamento che invece ritorna in pompa magna e che nei prossimi anni proveremo a farlo crescere sempre di più. Possiamo fare un invito alla cittadinanza? La cittadinanza ci auguriamo e siamo convinti che parteciperà numerosa non solo all'aspetto liturgico che avremo mercoledì sera alle 19.30 con la messa in chiesa a Sant'Anna, al santuario, ma soprattutto nelle due messe di domenica, quelle domenica 30 luglio, quelle delle 6 del mattino e quelle delle 18, con a seguire le due processioni che si svilupperanno nel lato sud della città, quindi tutto il rione Acquaviva e quindi la parte sud rispetto allo scorso anno che invece ci fu la processione nella parte alta della città. Quindi l'invito è a partecipare innanzitutto alla liturgia, alle liturgie, ma soprattutto a vivere questa settimana di festa, soprattutto per i più giovani, perché l'obiettivo è di chiamare le tradizioni e soprattutto riportare alle nuove generazioni le tradizioni del passato, e Sant'Anna rappresenta la città di Caserta e quindi noi casertani ci teniamo affinché questa tradizione continui così come è continuata negli ultimi oltre 100 anni.